24 luglio 2022, la settima domenica dopo Pentecoste. Il primo brano della messa di questa domenica fa parte del capitolo 24 che chiude il libro di Giosuè. Merita una particolare attenzione. A Sichem, al centro della terra promessa, in quello che sarebbe poi diventato un santuario caro a tutte le tribù e già legato alle memorie dei patriarchi, Giosuè, prima di chiudere la sua esistenza terrena, convoca una assemblea generale di tutto Israele, popolo e capi insieme, che si presentano davanti a Dio, cioè compiono un rito ufficiale di rinnovamento dell'alleanza. Giosuè apre la celebrazione pronunciando un discorso che contiene anche quello che è stato chiamato dagli studiosi il credo storico di Israele. Chiariamo, la fede di Israele non si basa su astratte dichiarazioni o tesi su Dio, i versamenti dei nostri credo. Pensate a quello lungo della messa chiamato Niceno Costantinopolitano, perché composto in origine dalla formulazione approvata al primo concilio di Nicea del 325, a cui vennero aggiunti ampliamenti relativi anche allo Spirito Santo nel primo concilio di Costantinopoli 381. Questo credo fu redatto a seguito delle dispute che attraversavano la Chiesa del IV secolo, soprattutto a causa delle teorie cristologiche di arianesimo. Quindi pensate che credo, no? Questo insieme di tesi teologiche, discussioni, va bene. Il credo della messa, che noi recitiamo, no? Durante la messa, la domenica, andrebbe sostituito con quello più corto e più antico, che solitamente si legge in quaresima. Chiusa questa parentesi. La fede di Israele si basa sul riconoscimento della presenza di Dio all'interno della sua storia. È così che Giosuè inizia evocando la chiamata di patriarchi e il dono della discendenza offerto ad Abramo. Passa poi a confessare la presenza divina all'interno dell'esodo dalla schiavitù egiziana e durante la marcia del deserto, dove Israele conobbe la lotta, ma anche la vittoria, sia sui nemici militari, sia quelli più misteriosi come il mago Baal. Il Signore è per eccellenza colui che si rivela efficacemente all'interno degli eventi e delle vicende umane. Giosuè continua a pronunciare il suo credo storico e, dopo i patriarchi e l'Esodo, evoca il terzo momento della storia della salvezza, quello della conquista della terra promessa, avvenuta attraverso la vittoria sulle popolazioni indigene, vinte anche con le forze della natura. Pensate al simbolo delle vespe pungenti che mettono in fuga i due re amorrei per indicare che era il Signore a guidare l'esercito di Israele. La terra è così un dono divino e un segno della sua azione, rivelazione nella storia. A questo punto si ha la grande svolta. Al gesto del Signore, no, ai suoi interventi, deve rispondere l'impegno dell'uomo. E non basta che Dio sia intervenuto, e l'uomo adesso che cosa deve fare? Come risponde? Esso è rappresentato, questo impegno,
attraverso un dialogo serrato e reiterato, ripetuto, in cui Giosuè chiede a Israele di aderire ufficialmente al Signore e alla sua legge attraverso un vero e proprio patto. Lo schema in cui, infatti, su cui è costruito il capitolo 24 è quello dei cosiddetti trattati d'alleanza, che venivano stipulati nell'antico vicino Oriente tra un re e i suoi vassalli. La parola che esprime l'impegno del popolo è il verbo servire, attenzione, che verrà ripetuto all'interno del brano 14 volte, secondo un numero simbolico di piena perfezione. 14 è due volte il numero perfetto 7, quindi i numeri avevano un significato simbolico. Vorrei farvi notare che il verbo servire in ebraico indica varie dimensioni, compresa quella liturgica, ed è usato anche per il lavoro. Interessante adesso, eh? Nella terra promessa Israele non sarà più servo, cioè schiavo, di padroni e di dei stranieri, costretto a lavori forzati, ma sarà per la sua libera scelta servo del Signore. Lo potrà invocare nel culto e potrà lavorare la terra, che diventa sua, no? Non è più degli altri, la terra che gli è stata donata. Il popolo solennemente ripete il suo impegno e si proclama testimone ufficiale di questa scelta. Beh, potremmo star qui delle ore sul verbo servire. Cosa vuol dire? Quali sono i suoi significati? Ha molti significati. Ma quello più denso di valore è la libertà di servire, ovvero quel rapporto profondo intimo, dello spirito con lo spirito divino. Non c'è schiavitù o sudditanza nello spirito. Tutti ricordiamo le parole di San Paolo, ubi, in latino, dopo beh, facile, lo traduco, ubi autem spiritus domini, ibi libertas. Ubi, dove? C'è lo spirito del Signore, c'è libertà. Chiariamo, San Paolo parla di spirito, solo nello spirito c'è libertà, non nella carne, che è schiavitù. Servire Dio allora, che cosa significa? Servirlo in quanto spirito. Pensate al Dio delle religioni, che è un idolo, che è un idolo. L'idolo vuol dire immagine, eh? Immagine di se stessa. Il Dio della religione è immagine della Chiesa stessa, della religione, della struttura. Ogni idolo impone un modo di servire che è schiavitù. L'ordine di Giosuè a non servire gli dèi stranieri, o gli idoli, dovrebbe farci riflettere. Quando la stessa religione impone i suoi dèi, cioè idoli, da adorare. La libertà sta nell'adorare Dio in spirito, che è il bene assoluto, e lo ripeto mille volte, assoluto è un termine che deriva dal latino absolutus, che significa sciolto da, slegato da ogni condizionamento carnale. Solo nel profondo della nostra anima, nel fondo del nostro essere, laddove lo spirito si purifica, c'è libertà. Più siamo fuori, più siamo schiavi. Più siamo dentro di noi, più siamo liberi. E pensate poi alla libertà del lavoro. La schiavitù del lavoro. Qui sembra di essere utopisti, fuori di ogni realtà, quando parliamo di un lavoro che ci libera. E ci viene in mente l'espressione nazista. Il lavoro rende liberi, che era posta all'ingresso dei campi di concentramento. Pensate. Il lavoro nobilita, il lavoro ci rende liberi, ma quali lavori? In che senso il lavoro ci libera? In che senso? Quale lavoro?
Credo che già basterebbe la domenica, giorno di riposo, quindi riposo, assenza di lavoro, no, fisico, per farci capire quanto sia importante sospendere attività materiali per dare spazio allo spirito la domenica, un giorno così di riposo dal lavoro materiale. Come non riflettere già sul nome domenica, dies domini, il giorno del Signore? Eppure tutti prendono la domenica, giorno del Signore, come fosse un giorno da gestire nel modo più laicista possibile, più banale, più esteriore. E così si organizza di tutto alla domenica, il giorno di riposo, pur di togliere la domenica la sua vera identità, giorno dello spirito, giorno in cui do libertà allo spirito di respirare, sospendo il lavoro fisico per dare più respiro al mio essere interiore, il lavoro che reprime, che ci opprime, che ci schiavizza la domenica, giorno di riposo. Dunque giorno di riposo fisico perché lo spirito si riprende il suo spazio. Ormai tutto è così assurdo che sembra impossibile restituire la domenica l'esigenza spirituale di un essere che è anzitutto essere, poi avere, sapere, potere, eccetera. Ecco, c'è un altro particolare. Quando, dopo il patto stipulato tra il popolo eletto e il Signore, Giosuè prende, vabbè, questo qui è una cosa interessante che vorrei sempre sottolineare, prende che cosa? Prese una grande pietra e la drizzò sotto il terebinto, la mise in piedi, no? Sopra il terebinto, che ora è un albero considerato sacro all'interno del recinto del Tempio. Allora Giosuè disse al popolo, ecco, questa pietra, questo sasso, diciamo, sarà una testimonianza per noi, perché essa, la pietra, pensate, il sasso, ha udito tutte le parole che il Signore ci ha detto. Quindi farà da testimone, sarà una testimonianza contro di noi, perché non rinneghiate il vostro Dio. Davvero interessante che una pietra possa diventare come un documento pubblico commemorativo dell'evento. Beh, certo, anche noi mettiamo le pietre, no? Mettiamo su, eccetera, eccetera, ma non parlano, dicono niente, anzi. Facciamo dire noi alle pietre quello che vogliamo, no? Forse possiamo anche leggere la mentalità antica che vedeva in alcuni oggetti la presenza della divinità, ma l'autore sacro va oltre, vede la partecipazione del creato alle grandi opere di Dio. Il creato stesso fa da testimone, la natura fa da testimone. Quando l'uomo perderà ogni memoria divina, quando lo stesso credente non riconoscerà più la presenza di Dio nella storia, il creato testimonierà il nostro tradimento e la natura continuerà a generare meraviglie, quasi a sfidare l'intelligenza umana che è persa nella nebbia dell'oblio più tenebroso. E non dimentichiamolo, la natura, anche nelle sue ribellioni, pensate ai terremoti, alle montagne che franano, sono la voce di Dio che richiama la stupidità dell'essere umano.